Oddio. Arrivati. Adesso ci immergeremo in alcuni di questi posti. Buongiorno amici e benvenuti a questo nuovo episodio. Buongiorno, buonanotte. Quasi. Buonanotte ormai ragazzi, stiamo facendo questo video un'ora prima. Non lo vedrete. Video. Perché siamo stati un po' impegnati, chi ci segue su Instagram lo saprà. Abbiamo conosciuto delle nuove persone che ora sono tutti gli effetti amici e siamo stati troppo bene insieme a loro, quindi ci siamo goduti il momento. Però abbiamo fatto poco per quanto riguarda i video. Quindi nulla ragazzi, questo è un invito per seguirci su Instagram se non lo fate già. Comunque ci siamo lasciati l'ultima volta che eravamo... Dove eravamo l'ultima volta? A Langkawi. Appena arrivata a Langkawi abbiamo fatto il primo tour, insomma, col motorino, abbiamo girato un po' e siamo arrivati sulle Seven Wells Waterfall. Bellissime. Non aggiungiamo altro. E buona visione. Buona visione a questa puntata di Gambero Rosso. Che è questo gambero rosso? No. Buona visione. Buona visione. Abbiamo trovato questa pozza in cui io non mi cambierò perché il bagno per mettermi il costume costa, ma oltretutto non è neanche tanto bello il tempo, quindi non ho voglia, sono bella beata così a pucciare i piedi. Fede invece ha deciso di farsi il bagno e si sta togliendo le mutande. Occhio È fredda? No, non ti più tanto. Piacevole? Ti piace molto questo posto? Yes. Muy rigenerante. Bello, è tornato al viaggio che Grazie. Ci piace. Leggero languorino, tra poco penso che mangeremo quando scendiamo giù, vero? Sì. C'è una scimmiettina che spero se ne vada e non c'è attacchi a noi. Che bella però. No, però vedi, si fa i fatti suoi, se ne va. Hello. Tagliate. Comunque abbiamo scoperto che in questa foresta ci sono tucani, serpenti, lemuri, no. Scoiattoli? No, anche gli scoiattoli. No. Ultima tappa della giornata, siamo venuti in spiaggia. Per l'ultima, perché stasera riportiamo un mercato che forse c'è, non lo sappiamo ancora. Questa è la spiaggia più bella di Langkawi? Sei sicuro? Boh. Così dicono. Dice i Google. Intanto mangiamo anche, ragazzi. Sì. Ci sono tutti i vari barattini. Bianchissima, veramente. Hours later. Ciao, azione. Qualcuno oggi ha tagliato i capelli stasera. Ragazzi, sì, la barba l'ho sistemata, che praticamente mi aveva tagliato qua, ma qua me l'aveva lasciata lunga, quindi... L'hai sistemata te? Sistemata io. Bello, sembri più magro anche. Sei molto carino. No, non è che sembri comunque più magro. Comunque girati, diciamo che davanti belli, di fianco, oddio, possiamo lavorarci. Ma dove, qua o...? Sì, però va bene, dai, ci sta. Devo essere un po' puliti, perché prima sembrava una moquette. E nulla, ora andiamo a letto. Cosa abbiamo deciso di fare? Di rimanere un altro giorno qui, ragazzi. Perché domani sera, rullo di tamburi, domani sera c'è il Saturday Night Market. E la signora ha detto che è il più bello dell'isola. E noi non vediamo l'ora perché stasera... Non abbiamo trovato nulla da mangiare. Abbiamo mangiato due piatti tipici, ma non ci sono piaciuti per niente. Non so se erano stati, cioè, se sono stati cucinati male, insomma. Ma sapevano di pesce. Ma non erano per niente buoni. Quindi speriamo, non vediamo l'ora di domani del mercato, perché abbiamo mangiato da Dio l'altro giorno. Comunque, in tutto questo abbiamo chiesto di rimanere una notte in più, quindi un giorno in più con la moto, perché ci sta piacendo davvero tanto questo posto. E poi abbiamo un bel tempo illimitato in Malesia, diciamo un bel 2 mesi, quindi ce lo gustiamo per bene. Yes. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Buongiorno anche a te, Perrito, sì. Micito. Sai cosa mi sembra sto gatto? Una macchina in tangenziale. Buongiorno ragazzi. Oggi, anche oggi, alta faccia molto tarda. Male, male. Stiamo prendendo una bruttissima piega. Comunque stiamo andando a pranzare oggi. Ciao Micio. E andiamo a mangiare. Ci siamo fermati ragazzi in questo baracchino, Pioschetto, l'autostrada, per mangiare qualcosa, se no facciamo la fine di ieri che non mangiamo nulla. E già sorridono, cioè ci hanno visti, già stanno sorridendo. Wow. Hello. Hello. How are you? Our normal rice. Ok. Is white rice. Ok. With a curry sauce, eat with white rice. And also if you eat the spicy, then have chili. Okay. Okay. Chili sauce, okay. Some nice. Vegetables. Okay. And also you can add on. Okay. This is a fish. Okay. We have a seashell. Okay. This is a kind of chicken, then beef. Beef, okay.
Allora, eccoci, il ragazzo gentilissimo ci ha spiegato tutto. Allora, questo è il riso bianco servito, diciamo, la porzione normale. la porzione normale viene con pollo fritto e la salsa di curry sauce. Io ho fatto portare anche un pochino di salsa piccante giusto per provarla. E si mangia con le mani. Ha detto se volevamo prendere le posate, ma noi vogliamo farla come lo fanno loro, con le mani. Quindi buon appetito. Il problema è che questo come fai? La butti sopra. Buono, tutto buonissimo, e alla fine il proprietario si è messo lì a chiacchierare con noi, ci ha chiesto un po', era curioso di sapere da dove venissimo, la nostra storia. Tra l'altro, come vi ho detto, parlano da Dio inglese, quindi è stato super facile comunicarci, proprio davvero carino. Cosa mi dice che non è questa la strada? No, siamo finiti in mezzo alla giungla. Ok, dove mi hai portato? Allora, è un posto un attimino un po' particolare perché in poche parole noi andremo in questo monte che è all'incirca 700 metri di altezza sull'Ankawi. Chiama Gunung Raya. Adesso non so se la pronuncia è giusta o meno, ma è il monte più alto di Ankawi e dove si può vedere una vista bellissima su tutta l'isola, diciamo a 360 gradi. Comunque, siamo all'entrata e abbiamo un bel cartello di attenti alle scimmie. Gunung Raya. Let's go! Giusto, non abbiamo un problema. Sono troppo innamorata della Malesia perché sorridono tutti. Cioè, ci vedono anche dalla macchina, ci sorridono. C'è un'aretta. Oh, è un ferro! Ma quanti ferri? Un'aretta bella fresca e un profumo di alberi. Sì, esatto, c'è questo profumo di vegetazione, ma proprio di verde. Nessuno per strada. Oddio, ma si sta grattando. Temperatura calata notevolmente. Quindi ci siamo fermati in questo spot per osservare un po' la vista dall'alto. E Fede deve decidere, lo tiri su o no. Guarda, c'è una quietta, un falchetto, non lo so. E ci sono tutte le scimmiettine che ci guardano. Vedete? Siamo arrivati. Che figata! Allora, qua sta succedendo una cosa molto, molto... No. Cos'è? Presenze in questo posto. Molto bene. Ma cos'è? È un colpo per lo zaino. Per lo zaino? No, sto rumore. No, ci cala. Abbiamo una scimmia interessata al nostro... Ma c'è le tettine. La scimmia è molto interessata alle nostre tettine. Cioè, alle nostre tettine. Al nostro motorino. Scimmie, che c'è? Ehi. Ansia, quasi attaccativa alle scimmie. Ragazzi, pensavo di aver ripreso, invece non ho ripreso nulla, ma le scimmie ci stavano attaccando. Quella scimmietta simpatica, carina, delle tettine, ecco, pensavo, no, è solo curiosa, non ci vuole attaccare, invece praticamente stava per fiondarsi contro di noi, abbiamo dovuto scappare intorno alla moto. Ora rido, ma non c'è nulla da ridere. E poi stavano arrivando altre scimmie, ci eravamo quasi circondati dalle scimmie. Qua è pieno di uccellini. Nulla, ora Fede prova a fare partire il drone, vediamo se riusciamo ad avere una bella ripresa dall'alto, visto che questo è il posto più alto dell'isola, giusto? Ci sono tutta la parte delle mangrovie che purtroppo noi non abbiamo visto. Perché non abbiamo visto? Perché costa 8 euro testa e quindi col cavolo che possiamo spendere 8 euro testa per andare a vedere le mangrovie.
scimmia con le tettine, ci ha seguito fino a sopra, ci stava riattaccando di nuovo. Non lo so che problema abbia, è incuriosito dallo zero di fede, boh. Cioè appena lo muoveva, doveva attaccarlo. Oh, mio Dio, che carine, ci ha messo i denti in testa, guardale. C'aveva qualcosa di giallo. Queste invece non sono per niente carine, sono cattive, brutti macacchi. Guarda. Parcheggiato, siamo arrivati al Saturday Night Market, quindi il mercato che fanno il sabato sera, e lo fanno su questa parte dell'isola, giusto? A che qua. E lo fanno a qua, che non è qua, ma qua, si chiama qua. E nulla, andiamo a vedere. Anche lei dentro. Oddio. Siamo arrivati un attimino un po' in anticipo e come vedete stanno allestendo le ultime bancarelle e dopo assaggeremo qualsiasi cosa perché è veramente veramente buono. Oddio, sto morendo. Guardate quanto dolce c'è per dopo. Oh mio Dio, piango. Sì, ma ragazzi, guardate quella cheesecake là. Siamo di nuovo agli spiedini. Si parte con pollo e beef. Allora, la nostra serata all'insegna del risparmio inizia con questi bei 7 spiedini di pollo e beef pagati 5 ringgit, quindi 1 euro. Tutti questi spiedini. 7 spiedini. Questi sono la fine del mondo, vero? Niente, questi spiedini sono una droga assurda, ve lo giuro. Buono? Nice. Patata. Buono. Andiamo altri due. Andate giù. Due. No, tu. Two. Yeah. Two? Oh, one. Ok, okay, thank you so much. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Stai mangiando come un animale, stai mangiando. Stai buttando dentro tutto la salsa. Poi un bel pezzo di chicken fritto. Madonna, ma che bello. Tutto il fritto ti sei portato via. Mannaggia. È buono? No. Ma non solo la pelle fritta. Allora dammi a me un pezzo. Da mangiare in due diventa un po' difficile. Buonissimo. Scusate se vi facciamo vedere solamente cose da mangiare. Continuiamo la spesa pazza. È buonissimo. Occhio perché sembra tanto, ma c'è il ghiaccio e finisce in fretta. Qua c'è veramente di tutto, veramente di tutto. Oh madonna, queste patate sono quelle dell'altra sera. Sono una bomba. Ma visto che stiamo facendo la sfida di quante cose possiamo mangiare, potremmo prenderne ancora. E sono buonissime, patate col formaggio, semplicemente. Vieni. Questa è la vita, scusate, se avete fame. Raga, talmente ho fame, è talmente buono che sto sudando. Momento rivelazione. Madonna, è grande quanto. Oh, madonna, si inquadra bene. Spero sia mascarpone. Attenzione, non è buono. È buono? Sì, però oh ha un però. Dio. Ha un però, è molle. Ha un però. Cosa che ha? Non puoi capire. No, beh, dividiamolo prima. La mia parte. Testimoni, questa è la mia parte. Questa è la tua. Ora vai a assaggiare la tua parte. Questa è la mia. No! Buonino! No! Dammela a me! Buonino! Sì, non mi fa impazzire! Perché? Allora, spieghiamo cos'è. Ci sono biscotti, sono tipo i biscotti quelli che si usano per la cheesecake, ma sono morbidi. Quindi sono imbevuti in qualcosa sicuramente, tipo latte, credo. O acqua semplicemente. E poi c'è questa cremina, che loro hanno detto cheese, ma credo sia tipo mascarpone, una roba tipo il mascarpone. Sì. Crema di formaggio e uovo. Non c'è uovo. L'uovo non penso, non lo so. E cioccolato. Voto 6. No. Per essere un dolce homemade. No, raga. Malaysia. Per me voto 8 e mezzo. Anche perché è buono, è dolce, ma non è troppo dolce, non è nauseante. La smetti di scavare dal no, mio posto? No, non ti piace tanto. Ma cosa c'entra? Me lo mangio lo stesso, eh. È la parte più costosa del pranzo, della cena. Pagato? Solo questo, 1,70 euro. Abituati a mangiare un dolce del genere e pagarlo magari 7-8 euro a casa. Cioè, 1,70 euro per una sleffa così. Ok, basta, la smetto di mangiare. Tutto mio? No. Finiamo così con un altro beverone di all'anguria. Alla fine. Sì, veramente tutto buonissimo, siamo pieni perché non sembra forse che abbiamo mangiato tanto, ma abbiamo mangiato un sacco di patate, formaggio, anche il dolce con la crema a mascarpone è pesantissimo, quindi direi che sono bella piena per andare a letto. 3 days later. Comunque ragazzi, i giorni a Langkawi sono terminati, siamo all'ultima cena, ovviamente l'ultima cena dove la facciamo? Nel posto a sta fianco al nostro albergo, praticamente proprio di fianco alla nostra camera, cioè. Sì, cioè
trapassi. Ogni sera l'abbiamo visto, ogni giorno sera l'abbiamo visto sempre pieno. E non so perché, abbiamo sempre pensato che... Non siamo mai... Nulla. Quindi domani abbiamo in programma un aereo, perché è il modo più veloce e economico per arrivare a Penang. Era l'aereo. E quindi nulla. The next day. Buongiorno amici. Stamattina sveglia presto. Abbiamo un volo da prendere. Zainati. Abbiamo chiamato il taxi, andiamo a salutare la signora. E nulla ragazzi, oggi sono un po' giù di morale. Adesso vi racconto un attimino. Siamo sicuramente in anticipo, ma preferiamo in anticipo che in ritardo. Comunque ragazzi, oggi mi sono svegliata un po' con un'ansia nel cuore. Primo perché non ho dormito bene, non si sa perché, ma forse perché già prevedevo quello che è successo ieri. Quindi ieri cosa è successo? Ieri è successo un incidente aereo in Nepal, più un terremoto in Indonesia. E lo so che queste cose sono fuori dal mio controllo, lo so che sono all'ordine del giorno, insomma ci sono più incidenti in macchina che in aereo. Ci sta, no? Sentirsi un po' così a volte, un po' sopraffatti. Quindi nulla, sto per prendere questo aereo con un pochino di ansietta, vi dico la verità. Siamo fermati a mangiare qualcosa così il signor Federico non si lamenta che abbiamo fame, anche se io non avevo tutta questa fame. Io ho preso questi spaghetti con il pollo, un brodino e una ciliegia, patatine fritte e pollo a forma di cuore, com'è? No, non è buonissimo. No. Per niente, per niente buono, però vabbè, niente, mangiamo. Allora, che dire di questo pranzo? Diciamo che non ci è piaciuto molto il pollo. Le patatine erano molto buone, i noodles erano molto buoni, il brodo anche. I noodles sono molto buoni? No, erano buoni. Dai, erano buoni. Molto buoni no, ma buoni. Non freschi. Il problema era il pollo, che non sembrava essere fresco. Il pollo dei nuggets. Il pollo dei nuggets secondo me non era buono. Cioè, era un po' tipo non fresco. Invece il pollo dei nuggets... Era troppo fresco, cioè troppo noodles. Crudo. Non fresco. Non era... No, era cotto prima, era freddo. Cioè, quindi era già stato cotto perché li mettono sotto le luci, continuano a cuocere. Però si vede che il mio pollo l'aveva preparato nel piatto e poi l'ha lasciato lì. Sì. Però cosa ho fatto? Ho preso il pollo e l'ho messo nel brodo per riscaldarlo. E alla fine ho mangiato così. Buono. Quindi quanto votiamo questo pranzo? Al mio 3. 1, 2, 3, 5. Vabbè. Si è salvato con il brodo. Ma hai preso 1000 aerei nella tua vita? Non so, perché queste sono. Ragazzi, a un certo punto all'altoparlante sentiamo Jessica e Giorgi attesa. Sì, ma tra l'altro ragazzi non so neanche come, perché di solito, cioè, quando parlano all'altoparlante è difficile che ascoltiamolo, nel senso, esatto. Che sempre in voce che infatti guardano. Io non avevo sentito. Io però a un certo punto nell'altoparte sento Jessica. Aspetta un attimo, non è che qua dobbiamo. Perché io ho pensato una cosa, ho pensato che dovessimo portare i biglietti del documento là. Adesso, prima di imbarcarci. Quindi pensavo mancassimo solo noi, invece non di niente. E la signorina già, sì, tira fuori un telefono, la foto del mio zaino. E il suo zaino, sì, già in ansia che fosse successo qualcosa. C'è qualcosa che vibra all'interno? Io tipo tutta, di tutti i colori. No ragazzi, non è quello che pensate, ma è questo. Jessica si era dimenticata accesa, no, questo. Non è che l'ha dimenticata accesa, è che quando... Vedi? Ah, ora non va più. No, era acceso. E quando schiacci, si vede che hanno sbattuto lo zaino e questo è partito. Sì, vabbè, è partito, vibrava e... La cosa imbarazzante era che sono andato io praticamente dove c'erano tutti i bagagli e insieme alla polizia abbiamo controllato il bagaglio di Jessica. Non so perché mi hanno mandato a me e non a Jessica. No. Bene, atterrati con nessun problema, cioè almeno un po' di rumori da fatti. Però vabbè, generale Electric dove lavoro io. E... Guarda, sono arrivati da questo busta vicino. Sì, ci hanno fatto un regalo. E niente, siamo arrivati, finalmente. Prendiamo la nostra valigia e andiamo nella catapecchia che abbiamo prenotato. Comunque, non lo so, ho un'idea su questa busta che ci hanno regalato. Su questa busta. Scusate, questa influenza del... tipica del Nick. Perché ho notato che l'hanno data solamente ai turisti. E niente, andiamo a prenderci i nostri bagagli. Later. Praticamente ragazzi siamo arrivati, questo è il nostro hotel
e abbiamo scoperto, cioè almeno ci sembra, di essere in un quartiere cinese. E questo perché? Perché la Malesia è suddivisa in tre principali etnie, quindi abbiamo l'etnia malese-malese, l'etnia malese-cinese, l'etnia malese-indiana. Qui siamo nella parte cinese, wow! Come al solito, se siete arrivati fino a qui, siete proprio... dei pazzi. Quindi, ragazzi, grazie mille. Sei già pronto per contare? Sì. Quindi grazie mille. E vi invitiamo a fare tre cose. Numero uno. Iscrivetevi al canale. Numero due. Commentate se vi è piaciuto il video. Numero tre. No, aspetta, non ho finito il due. Cioè, nel senso, se avete domande o qualcosa del genere, scriveteci. Numero tre. Like. Basta, possono andare in pace poi. E niente. Poi potete andare in pace. Quindi, ragazzi, grazie ancora mille. Ci vediamo fra tre giorni. Ci vediamo col prossimo video venerdì, penso alle 18. Un bacio ragazzi e buona notte. Anzi, buon qualsiasi cosa state facendo in base all'orario in cui guardate questo video. Ciao! Buon appetito! 1, ci stanno guardando il signore che sta facendo i noodles, non sa perché, ma fa niente. E volevo dire, il signore probabilmente sta dicendo perché questi due non fanno un selfie, non fanno un selfie, esatto. Ma andiamo a spiegare che vogliamo la qualità migliore, è la telecamera dietro.